Anticipazioni una vita, puntate di maggio 2018. Fabiana cade inaspettatamente dal balcone. Victor vuole sposare la sua Luisi. A caratterizzare le puntate che andranno in onda nel mese di maggio 2018 saranno eventi tragici e altri invece pronti a sciogliere il nostro cuore. Victor, a tal proposito, regalerà a Maria Luisa un prezioso anello di fidanzamento, facendole velatamente intuire di essere pronto a diventare suo marito. Il giovane, in altre parole, non desidererà altro che sposarla. Ma prima di questo ci saranno piccoli intoppi che lasceranno intendere erroneamente in un'imminente rottura tra i due. Tutto comincerà quando, in occasione del decimo mese di fidanzamento, la bella Palacios confiderà alla sua matrigna di sognare di pronunziare il fatidico sì all'altare e di ricevere quanto prima l'agognata proposta dal suo amato. In concomitanza a ciò, vedremo che il bel cioccolataio inizierà a trattare in maniera fredda e distaccata la giovane. Ma si tratterà soltanto di un malinteso. Di qui una serie di equivoci e colpi di scena che porteranno poi il figlio di Juliana a rinnovare, con una bellissima dichiarazione d'amore, i sentimenti puri e sinceri che nutre nei suoi riguardi. Fabiana nel frattempo inizierà a porsi delle domande sugli strani comportamenti della figlia e soprattutto sulla sua presunta pazzia. Dopo aver appurato che ha soltanto finto di soffrire di problemi psichici per allontanare Teresa da Mauro, cosa farà? Affronterà Cayetana e pretenderà da lei le dovute spiegazioni. Infuriata, la Dark Lady spiegherà di voler portare a termine la sua vendetta contro la maestra e inviterà la madre a tacere se non vorrà passare a miglior vita. La domestica, ad un tratto, si getterà dal balcone, ma il suo non sarà un vero e proprio tentativo di suicidio. Sarà invece una disperata manovra per far credere a San Emeterio di essere stata scaraventata giù con la forza da Cayetana. Ursula si mostrerà molto interessata alla faccenda e pianificherà nuovi terribili intrighi. In contemporanea a questi accadimenti, Mauro, attraverso una serie di indagini molto serrate, scoprirà di essere stato narcotizzato più volte da Sara, ma ignorerà ancora che quest'ultima sia al soldo della falsa Sotelo Ruz e si esporrà a nuovi pericoli. Anticipazione una vita, puntate spagnole. Blanca e Diego preparano la loro disperata fuga, ma non tutto va come previsto. Tristi ed emozionanti sono le anticipazioni una vita provenienti dalle puntate spagnole, che annunciano grandiosi colpi di scena. La soap di Aurora Guerra è molto conosciuta per i suoi amori impossibili. Dopo la storia di Manuela ed Herman, conclusasi tragicamente, e quella in corso nelle attuali puntate italiane e avente come protagonisti Mauro e Teresa, in quelle iberiche a vivere una storia burrascosa sono Diego Alday, che ha un fratello di nome Samuel, e Blanca. Quest'ultima è la figlia di Ursula di Senta, che, togliendo dai giochi la Dark Lady, è diventata la nuova signora indiscussa del quartiere. Nei prossimi appuntamenti in programmazione, Diego, finito in carcere a causa di un intrigo della di Senta, riuscirà con l'aiuto dei suoi amici ad evadere e a raggiungere Blanca. La donna convincerà il suo amato a non uccidere la guardia corrotta da Ursula, che l'ha fatto ingiustamente arrestare durante una sommossa operaia, e si mostrerà disponibile a scappare da Samuel, suo marito, per iniziare una nuova vita insieme a lui. Felici i due innamorati progetteranno di lasciare il quartiere in gran segreto il prima possibile. E tutto questo con il benestare di Huertas, diventata nel frattempo grande amica di Diego e sindacalista e dei coniugi Alvarez Hermoso, che dimostreranno di essere innamorati più che mai.
Leonor, venuta a conoscenza della verità, deciderà di fare qualcosa per loro e finanzierà il loro arrivederci da Caia Casias con tutti i risparmi messi faticosamente da parte. Nella mente della fanciulla riecheggerà il ricordo della sua fuga con Pablo e diventerà improvvisamente triste. La giovane infatti ha perso il suo giovane marito e attualmente sta vivendo una relazione molto burrascosa con Inigo, il nuovo proprietario della Deliziosa. Ritornando a Diego, sappiamo che prima di partire deciderà di recarsi da Felipe, ma quest'ultimo lo raggiungerà appena in tempo per un ultimo saluto. I due non si accorgeranno di essere spiati da un cameriere assunto da Samuel, con uno scopo ben preciso: raccogliere informazioni. Nel frattempo Ursula continuerà a scavare nel suo doloroso passato. Da un po' di puntate stanno emergendo dettagli inquietanti sulla sua gioventù. Fino ad ora siamo venuti a conoscenza che da giovanissima apparteneva ad una ricca famiglia, i Koval, ed era stata promessa in sposa a un ricco signore. Purtroppo rimase vittima di violenza carnale e a seguito di ciò scoprì peraltro di essere in dolce attesa. Quando nacquero le gemelle Olga e Blanca, le sue due figlie, i suoi genitori, decisero di allontanarla di casa. Le anticipazioni una vita svelano che la disenta, proprio quando sua figlia progetterà di scappare con Diego, riuscirà a mettersi sulle tracce di un servitore appartenente ai Koval, che lascerà emergere ulteriori dettagli tristi sul suo passato. L'ex istitutrice, in particolare, ricorderà i momenti drammatici del ripudio e quando poi si imbatterà in sua figlia apparirà molto amareggiata. Preferirà però non rivelarle i motivi del suo turbamento e si lascerà consolare da lei additando come scusa il fatto di sentirsi molto stanca. Samuel intanto denuncerà alla polizia il nascondiglio di suo fratello e nel frattempo riuscirà a riportare sua moglie a casa. Diego sfuggirà all'arresto e, recandosi di nascosto a casa dei coniugi Alvarez e Hermoso, chiederà al brillante avvocato un concreto aiuto per fuggire dal quartiere. I due accetteranno e pianificheranno come separare Blanca da Ursula e soprattutto da Samuel, in modo da permettere a Diego di avvicinarsi senza problemi alla sua amata. Vedremo che nella faccenda sarà coinvolta anche Trini. Tutto sembrerà andare per il meglio quando a un tratto Samuel irromperà sulla scena e costringerà il fratello a fare un passo indietro. E cosa succederà poi? I due innamorati riusciranno lo stesso a fuggire e a rifarsi un'altra vita altrove? Oppure no? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.